Antonella Clerici torna in ospedale per un controllo. Antonella Clerici, celebre conduttrice televisiva italiana, ha affrontato un periodo estivo segnato da eventi inaspettati. A metà giugno, è stata sottoposta a un'operazione d'urgenza alle ovaie presso l'IFO Regina Elena di Roma. Circa un mese dopo, ha fatto ritorno in ospedale per una visita di controllo con il professore Enrico Vizza, il chirurgo che l'aveva operata. Durante questa occasione, la Clerici ha dimostrato affetto e vicinanza ai pazienti, sottolineando l'importanza della prevenzione. La rassicurazione di Antonella Clerici ai suoi fan. Antonella Clerici ha voluto aggiornare i suoi fan riguardo alla sua salute attraverso i social media. Ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram con la didascalia: controllo con il prof. Vizza, sempre grazie, accompagnata da emoticon simboliche di forza e resilienza. Questa testimonianza ha ricevuto un caloroso riscontro da parte dei suoi seguaci. La pagina Facebook dell'ospedale ha ricondiviso questo momento, esprimendo gratitudine verso la conduttrice televisiva. Il post ha menzionato l'incontro di Antonella con Livio De Angelis, commissario straordinario IFO, e Gennaro Ciliberto, direttore scientifico IRE ISG, evidenziando il gesto affettuoso verso i pazienti e il personale ospedaliero, molto apprezzato da tutti. Antonella Clerici, il messaggio di prevenzione e affetto. La conduttrice ha sempre sottolineato l'importanza della prevenzione e ha condiviso la sua esperienza personale per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ha spiegato: come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Dopo il controllo, Antonella Clerici si è intrattenuta con i presenti in ospedale, consolidando la sua immagine di persona generosa e attenta. Il ritorno in ospedale non solo ha fornito rassicurazioni sulla sua salute, ma ha anche servito da forte promemoria dell'importanza della prevenzione e del reciproco supporto.